Amici fantallenatori, bentornati da Carmi Special. Come sta andando il vostro fantacalcio? Raccontatemelo qua sotto nei commenti, oltre ovviamente a lasciare un bel like e augurarmi buona fortuna per la prossima giornata. Ditemi un po' appunto come sta andando. Ovviamente se arriviamo a 1000 like, questo format dei risultati di giornata lo porto ogni settimana, ok? Quindi mi raccomando, sostenete questo format, oltre che a recuperare i video precedenti, tipo il Fanta Tactics, ragazzi, è andato alla grande. Tre consigli di Fanta Tattica e praticamente tutti e tre azzeccati. Andiamo a vedere questa giornata fantacalcistica del mio Fanta storico. Vi racconterò questo Fanta, poi ogni tanto vi aggiornerò anche su tutti gli altri fantacalcio, però vi voglio fare questo storytelling sul Fanta storico, che è il Fanta chiaramente al quale tengo di più. Vi ricordo che è un Fanta 10 senza imbattibilità ma con modificatore di difesa classico, quindi quello a tre fasce, con fascia a 6 punti, ok, quella classica, senza appunto intorni, senza nulla, senza fattore campo, quindi è abbastanza semplice. Ma con tre competizioni, a somma punti, a scontri diretti, quella principale chiaramente, e la Battle Royale. Poi c'è anche il premio per chi fa il punteggio record durante la stagione, vedremo chi se lo porta a casa. Le prime tre giornate devo dire che non erano andate neanche tanto male, infatti avevo fatto nella prima giornata un buon 2-0 con 76 punti, la seconda giornata avevo fatto 75, ma chiaramente becco l'unico avversario che fa 3 gol, praticamente avrei vinto contro altri 6 e pareggiato contro altri 2, becco l'unico su 9 che fa 3 gol, chiaramente la sfiga. Poi alla terza giornata faccio il miglior punteggio di giornata con 83, ok, quindi vinco 3-1, insomma stava andando bene. Nelle prime 3 giornate avevo una media di 78, una fanta media complessiva di 78, che è tanta roba. Però vi ricordo, recuperate il video della regola del trend. Non è importante la fanta media complessiva, ma il trend che noi abbiamo, cioè la fascia gol che raggiungiamo in classifica dopo 3 giornate. Come ero messo, ragazzi? Ero messo bene, secondo in classifica in tutte le competizioni, a scontri diretti, battle royale e somma punti, secondo ovunque, quindi benissimo così. Vediamo questa quarta giornata. Vi ricordo che non abbiamo ancora fatto la separazione, ce l'ho stasera. Guardate tutto il video, al fine video vi chiederò un consiglio su chi andare ad acquistare alla riparazione, ok, così mi date anche voi un parere. Vediamo un po' sta giornata. Aero contro Tracudrati United, già il nome promette bene, no? Chi ho schierato, ragazzi, in porta? Ho messo Szczęsny, o solo la porta Juve più Scuffet, che vedrò se cambiare o meno, però comunque metterò, penso, sempre la porta Juve. 6.5-1, 5.5, ci sta. Contro la Lazio, anzi, mi è andata pure bene. Mazzocchi con 5, grandissimo Mazzocchino, io ti credo in te e tu mi ripaghi così. Per fortuna compensato da Christensen della Roma, avevo sensazioni positive e ci ho preso 7+1, 8, attenzione che è in ripresa, penso lo terrò infatti. E poi Zappacosta con 6, e al posto di Rachmani, sparito all'improvviso per un acciacco, mi entra Casale con 5. Insomma, non benissimo, ma mi scatta comunque un punto di modificatore. Come vedete non servono grandissimi punteggi, ovvero che c'è il 7 di Christensen, però non è che servono miracoli o grandissimi nomi per prendersi il punticino di modificatore. A centrocampo la tristezza assoluta, perché ho Lovric che ancora non si sblocca con 5.5, Rabiot con 6.5, non gli danno secondo me giustamente l'assist e resta 6.5, e poi Strefezza che sto facendo morire fantacalcisticamente, visto che per ora non gioca più titolare, e prendo semplice 6. In attacco ancora tristezza, perché c'è Gonge con 5.5, Giroud che nel derby prende 6.5+1 di assist, 7.5, bene, almeno lui si è salvato, e Berardi con 6, quindi un totale, considerando il punto di modificatore, di 67.5, la tristezza più assoluta, ma almeno faccio un gol, quindi attenzione, c'è ancora la speranza di una vittoria per corto muso, eh? La speranza era viva, ragazzi, era viva, perché il mio avversario, Tracudati United, inizia con un 1 di Magnan. Signori, il mio avversario aveva 1 di Magnan e 5 di Reinders. Incredibile, stava andando tutto a gonfie vele, dico perfetto, sta giornata ci portiamo a casa 3 bei punti, una bella vittoria.
Vediamo. La cosa continua anche abbastanza bene quando magari il mio avversario ha anche Scamacca con 5,5, che non gli gioca neanche dall'inizio, e anche Decatelare con 5,5. Bene così. Ha qualche buon voto? Sì, con il 6,5 di Anquist, che si conquista il calcio di rigore, e il 6,5 di Marchizza, che gli entra dalla panchina al posto di Bakker. Però lui non mette il modificatore, giocherà. Infatti gioca con il 3-4-3. Vabbè, lasciamo stare. E lì ho detto, vabbè, ancora c'è possibilità, c'è speranza. Se non che gli segna Retegui contro il Napoli. Ovviamente non potevo non subire il gol da Retegui contro il Napoli. E Bonaventura, il gol, classico gol dell'ex. Vuoi che non mi segni contro il buon Jack Bonaventura, consigliato in tutte le salse insieme appunto a Retegui? Ovviamente. Quindi questi due gol compensano il malus di Magnan, Reinders. Quindi già praticamente pareggiavamo. Ho detto, vabbè, questa giornata si pareggia, un tristissimo pareggio 1-1. Sapete cosa mi ha fatto puzzare ancora di più la situazione? Toljan, che gli fa un assist e prende 6 più una 7. Sassuolo piglia 4 pappine dal Frosinone, però Toljan, il difensore, uno dei difensori più scarsi della nostra Serie A, gli piglia 6 più 1 7. E lì, capite? Lì sentite la puzza, uno sente la puzza di giornata che andrà storta. Tant'è che gli mancano, se avete fatto il conto, 2 giocatori. Il lunedì gli mancavano 2 giocatori. Uno era Bellanova con 7 meno mezzo più 1, 7 e mezzo totale. L'altro è un altro giocatore del Torino, consigliatissimo sul canale, che ho schierato in tutti gli altri fanta in cui l'ho preso, ce l'ho praticamente ovunque. Radonic, signori, Radonic gli fa 13,5, gli fa una doppietta, in realtà quasi tripletta, poi annullato per VAR, poi se ne mangia una porta vuota, e mi fa rosicare nonostante io l'avessi in tutti i fanta calcio. Ovviamente, quando poi non ce l'hai nel fanta storico, l'unico in cui ti, diciamo, ci tieni, no? C'è qualcosa in ballo. Ovviamente ti fa rosicare, mi fa rosicare. Io, beati voi che fate un fantacalcio, no? Solo gli amici o massimo due. State così, non fatene troppo. Io purtroppo per il lavoro ne devo fare tanti. Ma ragazzi, purtroppo Radonic mi fa rosicare. E il totale del mio avversario è 77,5. Cioè neanche sa dire, ormai fa quel 78, si piglia i 3 gol. No, fa 77,5, però vince comunque 2-1. Grazie appunto a Radonic. E in classifica, signori, sono praticamente quarto, insieme ad altri partecipanti che abbiamo 6 punti in 4 giornate. La classifica è ancora abbastanza corta, è tutta abbastanza viva. Sono terzo in realtà in Battle Royale e somma punti, quindi già la sfiga calendario mi sta un po' abbassando, il punteggio. Però dai, la squadra c'è, tant'è che la fanta media complessiva ancora è comunque del 75,4 circa, arrotondando. Ok, quindi non male, la squadra sta rendendo bene. Però abbiamo adesso la riparazione e vi chiedo qui, che giocatori dovrei andare a prendere? Io in attacco credo non svincolerò nessuno, perché i miei più scarsi sono Lubumbo e Caputo, quindi sono messo bene, nella speranza che mi torni Dia a fare qualcosa, chiaramente. Però a centrocampo ci sono liberi Lindstrom, Malinowski, Guendouzi e Pereira, sono i principali. Quale di questi secondo voi dovrei prendere? Perché secondo me a centrocampo un rinforzo mi potrebbe servire. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale di questi al posto mio andreste a prendere. Poi un giorno vi racconterò anche appunto degli altri fanta, ma chiaramente mi voglio concentrare nello storytelling del mio fanta storico. Raccontatemi adesso la vostra giornata, le vostre giornate qua sotto nei commenti. Auguratemi buona fortuna per l'asta di riparazione e per le prossime giornate. Io vi mando un grosso abbraccio, mi raccomando recuperate anche gli altri contenuti, il video della mia rosa lo trovate pure nelle schede, il video sulla regola del trend, mi raccomando recuperate tutto e non perdetevi i prossimi contenuti. Un grosso abbraccio, ci vediamo domani con il Fanta Tactics, il secondo episodio, ok? Un abbraccio da Carmi.